Nel calcio i dettagli, soprattutto quando l'equilibrio e il tratto distintivo fanno sempre la differenza. E i dettagli, da una parte e dall'altra, disegnano uno 0-0 che fotografano forza e ambizioni di Montorio 88 e Santomero. Il pareggio viene incassato con soddisfazione dalla rinnovatissima formazione di Calabrese. Forse un po' meno dall'ambizioso Montorio 88, capace in avvio di ripresa di una bruciante accelerazione e di fallire, sempre nello stesso frangente, un calcio di rigore. Gara molto tirata quella del Pigliacelli, tra due delle squadre potenzialmente più quotate del girone A di promozione. Il Montorio si presenta con la formazione tipo, con l'unica defezione rappresentata da Gianluca De Sanctis, non al meglio, che parte dalla panchina. Il Santomero ha alcune defezioni, con Calabrese che disegna un attacco con Giglio, punta centrale e due esterni molto larghi. L'approccio alla contesa è migliore, quello degli ospiti, subito pericolosi. Al quinto il cross basso di Spinozzi e un assist al bacio per Fini, che sparacchia le stelle da due passi. I vibratiani hanno un atteggiamento aggressivo e provano a spingere sulle corsie laterali. Al 25esimo Costantini rifinisce per Fini. La girata contenuta viene bloccata da Merlini. Con il passare dei minuti il Montorio alza decisamente il baricentro e al 37esimo confeziona una doppia palla gol succulenta. Tutto nella stessa azione. Sul rifornimento dalla destra di Ioannone, Pigliacelli centra il palo. Poi Salvi, da buona posizione, sparacchia alto. Al rientro in campo, l'inerzia della contesa muta in maniera radicale. Il Montorio 88 alza ritmi e baricentro, mentre il Santomero smarrisce alcune delle certezze palesate nella prima frazione. La grande occasione per sbloccare la sfida capita a Pigliacelli, al terzo, per un penalty fischiato dopo l'intervento di Alessandrini su Ioannone. Il centravanti ex Virtus prova a spiazzare, ma il portierone biancazzurro non si fa ingannare, battezza l'angolo e blocca. Il Montorio però continua a spingere. Poco dopo Alessandrini è attento sul tiro cross del solito Ioannone. Al decimo Pigliacelli rifinisce per Salvi. Il traversone basso viene arpionato dall'estremo ospite. Il Santomero si piega ma non si spezza e torna a farsi vedere in maniera minacciosa in avanti. Al 24esimo ci vuole un super Merlini per dire di no alla zampata di Giglio, innescato da D'Alessandro. La contesa vive il momento più godibile. Altri due giri di lancette e Gianluca De Sanctis si coordina su azione d'angolo e centra in pieno la traversa. Il Santomero capisce che è meglio presidare gli spazi e cerca di ridurre i rischi. Poco prima della mezz'ora però D'Alessandro su punizione mette i brividi a Merlini. Prima del gong c'è spazio anche per il giovane Arrighetti, che sfrutta un ponte aereo di Ridolfi, ma la battuta volante è fuori. Finisce 0-0 e per essere la prima recita stagionale va bene anche così per entrambe.